Lo privé per conoscere meglio Simone Iacopponi. Senti Simone, sei arrivato qui a Parma dopo 3 anni di Serie B alla Virtus Entella e sei in qualche modo sceso di categoria. Sei pentito della decisione che hai preso? Sei convinto di aver fatto la scelta giusta? No, io, anche se è stata una decisione abbastanza veloce perché è successo tutto l'ultimo giorno di mercato, non ho nessun rimpianto, era la scelta che volevo fare, che avrei, cioè, che rifarei sicuramente, perché il Parma è Parma, una società troppo importante, è impossibile sicuramente da rifiutare. E poi la categoria sì, è importante, però l'obiettivo è quello di riprendersela con questa società. Sempre all'Entella ho scoperto che hai giocato con il fratello del nostro Ims Barai, Joel si chiama, Joel, cioè sì, si gioca. Joel. Chi è meglio dei due? Dai, dicelo, anche se non per quanto riguarda i ruoli, perché hanno due ruoli differenti chiaramente. Diamo fiducia a Joel, dai, che è più piccolo, quindi ha bisogno di una spinta, no? Sono due bravissimi ragazzi innanzitutto e anche due giocatori importanti e forti nel loro ruolo, sicuramente. Abbiamo visto poco fa le immagini dei tifosi, di quanto siano appassionati, possono vedere il Tardini pieno, è davvero emozionante. Per quello che ti riguarda, quanto è importante il sostegno di questa piazza, di una piazza come Parma? No, come dicevo prima, secondo me è molto importante il sostegno dei tifosi perché riescono a darti quella marcia in più e il sostegno diventa sì, un qualcosa che ti porta a fare anche delle cose che forse di per lì non ci pensi, ma poi ti danno quella spinta che serve e che loro hanno la capacità di darti, perché in altre piazze non è possibile. Sei sposato con Eleonora ormai da quasi un Quasi un anno. anno. Come vi siete conosciuti e cosa amate fare quando siete qui in città? Come ci siamo conosciuti? Ci siamo conosciuti 12 anni fa, Ah, però. quindi sì, non era ancora Giovanissimi. maggiorenne, 19, 17 Ah, anni. 19-17. Sì. Ah. E quindi niente, siamo conosciuti in un locale, da lì Sì, beh. è nato tutto, anzi, felicissimo. Qua a Parma ti dico ancora, abbiamo girato poco, un po' perché mia moglie lavora e quindi ancora abbiamo poco tempo libero insieme, però sfrutteremo i pochi momenti per visitare Parma sicuramente. Ti faccio l'ultima domanda, il ricordo più bello che hai di tutta quanta la tua carriera fino ad ora, chiaramente. Sicuramente allora il ricordo di questo derby rimarrà impresso perché giocare davanti a un pubblico del genere non mi era mai capitato. E poi all'inizio della mia carriera che ho esordito con l'Empoli in Coppa Italia, che si vinse 1-0 col Genoa e feci gol io, quello sicuramente è una cosa che porterò sempre dentro. Grazie infinite, Simone Iacopponi. Ci fermiamo qualche minuto per la pubblicità, ma torniamo subito tra poco.